cosa low cost dopo non so quanto tempo, perché ormai sto facendo video come mi viene, come mi gira in testa, è un periodo un po' così. Voi sapete che in posta low cost vi faccio vedere questi tipi di video, vi faccio vedere quello che mi viene inviato. Io non lo metto nelle haul o nelle review miste, io ne faccio proprio un video a parte, preferisco essere chiara al 100%. Questo lo dico per le nuove iscritte, per i nuovi iscritti, o chi, per chi si trova a passare per questo genere di video. E ovviamente vi parlo anche di spedizioni, qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete che a volte li elogio, a volte li mando letteralmente a cagare, però sono onesta perché non mi ci viene in tasca nulla. So che sembro Santa Maria Goretti, veramente sarò sprafrescita in faccia con le luci, però oggi non mi va proprio, sono stanca, ho avuto una giornata lunga di sistemare qui le luci, eccetera, quindi pardon. Allora, iniziamo da Rongue, perché prima di partire vi voglio dire che questo video, dopo una bella lunga premessa per chi ha avuto la pazienza di ascoltare, c'è anche un mini giveaway. Cioè, praticamente Rongue mette a disposizione, cioè mi permette di mettere a disposizione per voi questa camicetta qui. Carinissima, le chiffon di quelle molto leggere, tessuto non trasparente, però avete capito, quelle proprio leggerine, con tutta questa stampa sul rosso scuro, con questi cuoricini, stampa a cuoricini che va tantissimo di moda. Ovviamente può piacere, non può piacere, questione di gusti, ma è un trend proprio sia della prossima, di questa stagione, che appunto della prossima primavera. Quindi io vi metto tutte quante le regole nell'info box. Comunque sapete che adesso vi faccio vedere le cose che mi sono inviate, ormai ci collaboro da tantissimi mesi, non ho mai avuto problemi con le spedizioni, perché le spedizioni sono tutte gratuite, a meno che non volete quella più veloce, ma sono tutte gratuite standard. Le cose sono low cost, alcune costano un pochino di più, altre volte trovate delle offerte pazzesche. Uno di quei siti, lo dico sempre, andarci a spiare ogni tanto. Mi sono sempre trovata bene, il pacco è sempre arrivato, con le spedizioni standard ci vuole un mese, certe volte un mese e mezzo, mai avuto problemi di dogana e vi ripeto che al 99,9% non l'avrete mai se scegliete una spedizione standard gratuita. Dato che la primavera si sta avvicinando, non mi sembra il caso più di prendere cosine invernali, perché ormai insomma basta, ho iniziato a guardare qualcosa di primaverile. E una è questa qui, che è questa giacchina appunto in tessuto sulla parte del busto, le cerniere nere qui sulle tasche, la chiusura è a tipo motociclista perché è obliqua come vedete, e le maniche però sono in similpelle, sono bellissime perché è davvero morbidissima come similpelle, davvero davvero carina. Anche questa trama così all'interno mi piace davvero un sacco, anche le cerniere qui sulle maniche, veste un po' più corto con le maniche un po' più lunghe, un trend di quest'anno sarà questo, tipo le giacche crop, le maglie crop, crop top, tutto un po' tagliato, ok, e con una, portato con una maglia o una canotta più lunga sotto, quindi questo gioco di lunghezze. L'altra cosa, l'altra giacca, sempre per uscire diciamo così, è questa qui invece bianca e nera, tutta quanta in similpelle, anche questa veramente morbidissima, similpelle davvero davvero verosimile, gli elastici ai polsi e anche nella parte inferiore, quindi veste tipo non proprio sagomato, anzi morbido come vedete, ma è molto molto carina, mi piace tantissimo ed è proprio bianca e nera a contrasto e davvero la trovo comoda, carina, un po' in stile college, diciamo, giacchina da college, ecco, diciamo, per la primavera. Ora passiamo a FrontRow Shop, perché questo è un altro sito di cui ho parlato solo un'altra volta, se non sbaglio, io mi ero trovata già molto molto bene perché la qualità è davvero alta, è più alta secondo me di H&M, Bershka, eccetera. Parliamo di qualità. I prezzi a volte sono molto convenienti, soprattutto quando mettono gli sconti, altre volte sono un po' troppo altini. Io capisco che è proporzionata alla qualità, però, ad esempio, vi faccio vedere questo maglione che io amo alla follia. È stupendo perché è pesante, è proprio un maglione caldo, tutto quanto il lana rifinito alla perfezione, lungo oltre il sedere e dietro a tutta questa particolarità della cerniera che va a dividere la parte superiore da quella inferiore, che è morbida e tagliata tutta quanta in questo modo. È bellissimo, arricchisce qualsiasi outfit. Sotto potete mettere un leggings, come potete mettere un jean, skinny jeans. Il taglio è molto particolare, il tessuto è molto pesante, le rifiniture sono perfette, a prezzo pieno però è altino, perché adesso ho visto, se non sbaglio, l'ultimo prezzo che c'è adesso è altino. Quando l'ho scelto io era a metà prezzo, quindi se non sbaglio 45 dollari, che corrispondono a una trentina abbondante di euro, e quindi lì era super conveniente perché è un vero bel maglione, proprio ottimo.
ottimo, di ottima qualità. Front Photoshop ha le spedizioni standard gratuite come su Runway, le spedizioni perfette. Anche qui non ho avuto mai problemi di dogana, proprio perché le spedizioni sono gratuite. Banggood.com, voi sapete che ormai ci collaboro da una vita. Qui le cose sono low cost, ma davvero low cost, nel senso che parliamo veramente di prezzi bassi per delle cose carine, di qualità low cost, ma non pezza, schifo, cos'è quella cosa? Carine, veramente carine, le spedizioni sono gratuite e vendono anche delle scarpe carinissime. Io infatti vi invito sempre a dare un occhio alle scarpe, a qualche scarpa più particolare che magari non vorreste mai comprare a prezzo pieno, no? E infatti ho preso due paia di scarpe questa volta, perché avevo visto, cioè io ero in fissa con il dottor Martens, tanto è vero che volevo comprarle. Poi, casualità vuole che io le vedo su Banggood a un prezzo stracciato, sono veramente molto simili, sono ovviamente in similpelle, però non è particolarmente rigida, bella la suola in gomma, fatto veramente bene con tutte le cuciture anche qui, stringate davanti molto bene. E poi ho preso anche un paio di stivaletti neri, semplici, io ce ne avevo già un altro paio, prese da Lovely Wholesale, però erano più bassi, così, diciamo, arrivavano fin qui, ecco. Invece questi sono un pochino più alti alla caviglia, proprio in stile militare, stringati, molto molto semplici, comodissimi, anche qui similpelle, ma molto morbida, non sono rigide, la suola è comoda, anche pioggia eccetera non filtra nulla, sono low cost ma ben fatte. E questo è tutto, vi ho fatto vedere un po' di cosine, io vi mando un bacio grandissimo, per qualunque cosa, commenti, dubbi eccetera eccetera. Ciao.